Ora si registrerà la conferenza. Potremmo iniziare, Daniele, se sei pronto con le slide. Sì. Come al solito. Allora, oggi diciamo, parliamo di solite cose, poi variabili, mercati finanziari, variabili macro. E poi facciamo un po' di spotlight stavolta bias sulle commodities, dato che sono sicuramente superstar di questo anno, di inizio di questo anno e della fine dell'altro. E poi parliamo di Three Famous Gems, perché secondo me in questo momento qua ai nostri clienti c'è da anche indirizzare, nel senso che va benissimo le core, che sono evergreen products, ma bisogna anche, secondo me, iniziare anche a fare un discorso tematico. Secondo me i temi che saranno per un po' di tempo lì, anzi, secondo me, saranno lì e vi dico varie ragioni, e sono gli ESG che ce lo diciamo da sempre, fra l'altro ci sono ovviamente dentro anche fondi ESG nelle linee core. Poi c'è i commodity, perché con questo ce lo stiamo dicendo da parecchio tempo, con tassi reali negativi, con il dollaro, diciamo sostanzialmente un po', con la debolezza del dollaro, anche se ovviamente non ha, tra virgolette, non è arrotolato verso 1,30, ma è con questa enorme massa di liquidità di in circolazione, non essendoci alternative. Molto in termini di rendimento all'equity, e con un'altra alternativa è commodity. Infatti si vede cosa sta facendo, e poi ovviamente la linea tematica equity. Ok, partiamo quindi un po' diverso. Partiamo settimana sostanzialmente in, come vedete, in chiaroscuro, con sostanzialmente il Dow che ha tenuto, mentre invece l'indice industriale, il Nasdaq tecnologico, ha fatto segnare una performance negativa di circa un punto percentuale. Anche in Europa sono sostanzialmente performance contrastate, con Italia e Germania in calo, mentre invece bene Francia e Spagna. E ancora una volta molto bene la Cina, super Cina. Anche ovviamente Hong Kong. Indice settoriale anche qua ovviamente in chiaro scuro, nel senso che alcuni sono andati bene, come automotive, components, banks, media, mentre alcuni ovviamente hanno sofferto, come l'healthcare, come utilities, quindi sostanzialmente come retail, come real estate. Quindi c'è stato, diciamo, un andamento un po' dicotomico da questo punto di vista e contrastato. Sui bonds notiamo ovviamente che c'è un aumento degli yield, perché ovviamente la gente sta vendendo un po', c'è un po' di vendita sulla parte bonds. Secondo me in questo momento qua non c'è da davvero ancora timori, anche se si parla di inflazione. Ovviamente tutto il discorso legato all'inflazione, all'aumento dei commodities, soprattutto di certi tipi di commodities, porta un discorso inflattivo soprattutto negli Stati Uniti. Come vedete, nei bonds abbiamo sostanzialmente una riduzione dei prezzi, diciamo across the board, con un innalzamento dei rendimenti. Proprio questo è dovuto a, diciamo, questo timore che alcuni investitori, molti investitori pensano circa una ripresa dell'inflazione. Ovviamente sappiamo anche che il modo per fermare l'inflazione, uno dei modi per fermare l'inflazione, è alzare il costo del denaro. Sappiamo benissimo che i mercati azionari e obbligazionari non tollererebbero questo, come abbiamo già visto nel 2018, quindi mi sembra di scongiurare. Anche perché con la pandemia in corso, ma sicuramente non vedo grossi problemi da un punto di vista di dovish, della politica dovish che farà la Fed. Quindi continua sulle valute, diciamo sostanzialmente non
ci sono grossi movimenti, a volte si parla di euro rossi e di euro kiwi, kiwi e New Zealand Aussie e Australian dollar. Per quanto invece riguarda i commodities, sostanzialmente l'oro ancora in calo questa settimana, mentre continua imperterrito il rally dell'inizio dell'anno del petrolio, del WTI, con un altro 1,72 on a weekly basis. E con questo abbiamo finito la rapida carrellata di variabili macro e di mercati finanziari. Passiamo alle variabili macro, cioè questa settimana c'erano parecchi più dati dell'altra, quindi andiamo in velocità a passare in rassegna i più importanti, i market mover, come si direbbero. Allora, abbiamo labor market, passiamo prima agli United States, quindi labor market, jobless claims. Come vedete, terminata la settimana, questo è un dato settimanale, quindi sappiamo più volatile, più soggetto a revise up, revise down. Dato venuto fuori a 861.000 unità versus il dato precedente, ha rivisto significativamente a rialzo a 848.000 unità e superiore al survey che si attendeva un valore di 730.000 unità. Questo dato è da considerarsi negativo. Per quanto riguarda retail sales o vendita a dettaglio, buono il dato, 5,3 on a monthly basis, meglio del dato precedente, rivisto ribasso meno 1%, e superiore alla tendenza che si attendeva una crescita più contenuta dell'1,1%. Industrial production, mese di gennaio, ha evidenziato una crescita dello 0,9%, meglio della survey che era pari allo 0,4%, ma inferiore al dato precedente, ha rivisto ribasso 1,3%. Quindi, da questo punto di vista, direi una chiave di lettura neutral. Per quanto riguarda i PMI, e con questo chiudiamo la parte di dati macro americani, PMI composite a 58,8, stima preliminare, versus i 58,7 del mese precedente. Qua ci sono dati un po' discordanti, bene il PMI relativo ai services, 58,9, meglio del dato precedente, 58,3, meglio del survey che si attendeva un valore di 58, contrazione invece per i PMI manufacturing pari a 58,5, inferiore sia al dato precedente che alle attese, quindi anche da questo punto di vista direi una chiave neutral perché la parte manufacturing negativa è controbilanciata dalla parte positiva dei services. Per quanto riguarda invece il nostro continente, analizziamo prima i due dati aggregati, il PMI a febbraio, dato preliminare, ha evidenziato un valore di 48,1 punti, virgola 1 punto, leggermente meglio sia delle attese che del dato precedente. Però non mi insomma, niente di tale. Invece qui è the opposite di quello che è successo in America. Bene, il manufacturing a 57,7 contro i 54,8 punti del dato precedente, 54,3 della survey, mentre invece debole il dato sui servizi a 44,7, inferiore sia al consensus che alle il dato precedente. Per quanto riguarda il GDP, sostanzialmente anche questo è un dato da giudicarsi neutral. Il dato trimestrale ha visto una contrazione dello 0,6%, in linea col dato precedente, è leggermente migliore della survey che si attendeva un calo di 0,70%, medesima dinamica sul time frame annuale, meno 5%, anche questo è in linea col dato precedente. È leggermente meglio della survey. Per quanto riguarda invece la Germania, lo ZEV, che ricordiamo un indice di sentiment economico, dato che ha subito positivamente a 71,12 punti, in netto miglioramento rispetto al 61,8 a gennaio. Quindi questo sicuramente è un dato da giudicarsi positivamente. Per quanto riguarda il GDP, anche questo dato preliminare del Giappone, quindi cambiamo totalmente continente, invece il dato ha sostanzialmente deluso le attese, infatti è stato del 3% su base trimestrale, dopo una crescita del 5,3%
del quarter precedente. Con questo ho finito la parte di variabili macro e adesso passiamo agli index spotlight. Boh, noi sappiamo che gli index spotlight, che in inglese, che in italiano si tradurrebbe sotto la luce dei riflettori, sostanzialmente ci sono le commodities. Noi non siamo, non siamo degli specialisti commodities, ma non possiamo non ignorare quello che sta succedendo. Come vedete, commodities to equity ratio siamo ai minimi di sempre sostanzialmente, e quindi l'evidenza empirica ci direbbe che questo, come ho scritto in inglese, potrebbe suggerire un buon entry point per comprare commodities o stocks exposed to commodities. Sappiamo che però è meglio sempre prendere la derivata prima rispetto alla derivata seconda, no? Perché reagisce prima. Quindi questo anche da tenere presente. È un po' come il discorso delle holding, no? Tu ti prendi la holding per avere la derivata seconda. Certo, è meglio andare sulla derivata prima se si vuole avere più peps, come si direbbe in francese, no? Più subito, più scatto. Ma la derivata seconda reagisce anche, però ovviamente non è la derivata. E questo stesso discorso tra commodities e azioni esposte ai commodities. Come vedete, quindi secondo me è un discorso molto interessante da tenere presente. E qui ancora, questo facciamo, prendiamo, come si direbbe in inglese, the magnifying glass, quindi la lente di ingrandimento, e facciamo, ci tuffiamo nell'agricultural commodities. È nel prezzo sostanzialmente del legno e del compensato. Come vedete, siamo ai massimi da sempre, dai massimi dagli anni 70, e quindi questo è sicuramente un discorso molto legato, e la velocità con cui si sta crescendo non si vedeva dal 74. Ho riportato altresì alcune performance on a yearly basis su alcune commodities, quindi come vedete agricultural commodities più 25% sull'anno, base metals 20%, gasoline 20%, natural gas 26%. Questo cosa vuol dire? Che key message è che l'inflazione è ancora viva, is still alive in the United States, e questo un po' ovviamente se da un lato è una chiamata sulle commodities, dall'altro magari ecco perché c'è un po' di nervosismo su altre asset class. Quindi questo è sempre lateral thinking, un lateral thinking però che è vero che ci potrebbe essere un po' di inflazione, ma è anche vero che la Fed non lo permetterà, non permetterà al decennale americano di andare alle stelle, sappiamo perché. Anche perché non ce lo può permettere, quindi da questo punto di vista mi sentirei abbastanza tranquillo sul tipo di politica che la Fed farà da qui ai prossimi mesi. Però sicuramente è un interessante discorso da fare per noi, che sia per noi, per tutti gli investitori che siamo alla ricerca di rendimenti per i nostri clienti, e questo sicuramente è un discorso da boutique. Perché sicuramente il private banker sicuramente non ti va a proporre magari un ETF sull'agriculture. Noi, non lo noi lo proponiamo all'interno di una linea diversificata, che è la nostra linea commodity, che poi vi farò vedere il messaggio che vogliamo dare. E come vi ho detto, questa settimana è proprio la settimana legata ai commodities. C'è chi parla di commodities super cycle. Come vedete, questo è scusate, è l'indice Daniele, sì. sono Vincenzo, ti interrompo solo per dirti che veramente ti trovo al solito sempre molto puntuale sul pezzo, perché proprio è il tema del momento. E a Grazie, proposito, Vincenzo. volevo dirti, intanto questa cosa della commodities aspetto con curiosità di andare avanti, se avevi fatto qualche riflessione sul rame, perché? Sembrerebbe, anzi è un dato di fatto, che nelle nuove produzioni di veicoli elettrici la quantità di rame necessaria rispetto a una macchina ordinaria addirittura è 10 volte superiore. Se avevi avuto pure tu questa idea oppure No, questo questo. sì.
Sì, però non andiamo su specifici. Allora, noi, il nostro rame non ho fatto nessuna Sì, considerazione. vabbè, cioè, lo capisco che noi siamo sempre la nostra strategia, ma era così tanto per sapere se anche tu avevi avuto Certo, è questo feedback. sicuramente, no, sicuramente interessante. Quello che noi guardiamo sostanzialmente è il basket, no? Di precious metal, di metals, di base Sì, metals. ok, Quindi guardiamo questo, ad esempio, non è un segreto la differenza di performance tra gold e silver, year to date, quello che è successo, sono dalle parti opposte. È sicuramente un elemento interessante. Quello che mi sento di dire è che in questo momento qua, veramente i commodities potrebbero essere veramente discorso molto interessante che potrebbe durare sia a livello di base metals, sia a livello di oil and gas, sia in termini di agriculture, perché stanno lì, Grazie. tu vedi. Quindi, secondo me, questo è un discorso molto Sì. interessante da fare. Bisogna Grazie, infatti, scusate. no? Sì, scusatemi se non Figurati. accendo il video, ma sono con mio papà, deve fare il vaccino e quindi vi chiedo scusa perché anche io una cosa non mi piace parlare con i puntini, però il motivo è questo, scusatemi. Comunque, Questo è grazie, Daniele. l'indice, ma figurati, questo è l'indice Bloomberg Commodities Spot Index, quindi che prende un basket of commodities, e come vedete dal 2016 ad oggi siamo dai massimi degli ultimi 8 anni, ma come vedete prima di questo imponente recupero, a marzo 2020 con la pandemia, con l'outbreak del Covid, era sostanzialmente era sceso ai minimi da 4 anni. Prima di questo movimento le commodities erano salite di due terzi, prima poi è sceso ai minimi 4 anni, e adesso siamo ai massimi degli 8 anni. Quindi commodity super cycle, come direbbe Manzoni, ai posteri della tua sentenza. Però non possiamo ignorare i segnali e flussi che provengono dal mercato. Noi, d'altronde, l'abbiamo detto da un po' di tempo, lo stiamo dicendo: condizioni del mercato, come ci abbiamo detto, liquidità, dollaro, tassi reali negativi, sono l'humus, costituiscono un humus fertile per quello che è stato un rebound delle materie prime alla fine dell'anno. E questo non è più un rebound, questo è proprio un bel trend rialzista che si sta imponendo. E poi, ovviamente, here we are, no? Questo è un top down cold, e here we are, cioè qua siamo. E poi, ovviamente, the next question might be: is the commodity party over? È ovvio che dopo uno che ha corso tanto, magari party is over, no? Ci sta domandando. Secondo me, non mi sembra che il party, not yet, come si direbbe in inglese, non ancora. Secondo me, la conclusione è questa: per profili di rischio sofisticati in termini di accettazione e tolleranza del rischio, e anche, diciamo, anche in termini di AUM, magari. E in questo contesto qua, secondo me, un'esposizione dal 5 al 10% massimo sulla nostra linea commodities ci sta tutto. Ricordiamo che la nostra linea commodities ha fatto più 40% largo circa in 3 mesi. Questo è anche un dato da tenere presente. I clienti sono molto contenti da questo punto di vista. Quello che voglio dire è questo è un elemento da tenere in considerazione nella costruzione dei nostri portafogli. Non possiamo più, non si è mai potuto, ma non si è mai potuto neanche prima, ma tanto più adesso non si può più ragionare a compartimenti stagni. Quindi quello che io dico, piuttosto di andare a cercare vendimenti su cose che magari che sono molto di moda, tipo faccio Bitcoin, queste cose qua, e magari basta a Yellen che parli, e abbiamo visto che cosa c'è stato, magari di prendersi tutta questa volatilità, magari possiamo andare a prendere sulle commodities, che è un qualcosa di più organico, sicuramente molto più molto volatile, sì, volatile, però possiamo fare anche un discorso di diversificazione all'interno della linea commodity, dove andiamo a prenderci magari
storie meno volatili, storie più volatili, ma almeno abbiamo una cosa organica che sappiamo come funziona. Non è che è esposta a, non so, a veramente a notizie o a announcement che è impossibile modellizzare e prevedere. Quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire cerchiamo il rendimento, ma cerchiamo il rendimento sempre in una maniera con i piedi per terra, cioè nel senso che abbia un senso. Per quanto riguarda invece dopo il discorso di commodities, solo un flash su the funds flow. Questo è interessante perché questo è importante. Questo è un dato sui flussi e sulla raccolta sui fondi US domiciled in ETF. Da marzo 2020, come vedete, pazzesco, più 10,10 billion US dollar, con la settimana, con 2 settimane fa, che è stato il best ever. Ovviamente c'è stato l'ultima settimana ha visto, seppur un dato positivo, e raccolte c'è stato sostanzialmente un sensibile rallentamento, cosa che assolutamente è naturale. Where are we going? Need a break? Sicuramente need a break, but where are we going? Ah, penso che non ci sia altra destinazione che ancora una volta equity. Quindi, secondo me, con le correzioni che sono anche salutari in certi casi, però io vedo ancora, noi siamo ancora positivi sul mondo azionario. Quindi, ecco, il messaggio è sempre con una costruzione di portafoglio volta a produrre rendimenti nel lungo termine e non a fare il 20% in 2 giorni, ma assolutamente l'equity ci deve stare sempre e in maniera, secondo me, imponente all'interno di una linea, perché andare a sottopesarlo, corriamo il rischio di non fa performance e di pagare per sostanzialmente tenere i soldi bloccati. Quindi io vedo bene questo discorso qua ancora sull'azionario. D'altronde comunque le cose pian pianino stanno migliorando, è ovvio che c'è qualche presa di profitto, è normale che ci sia, ma non in questo momento qua non vedo segnali allarmanti. Ok. Finita la parte di spotlights, questo è quello che voglio presentare, perché secondo me bisogna, qua c'è anche con noi Ciro Lauro, che è sostanzialmente il nostro, non dico investor relation, ma un po' lui cura queste cose qua, cura sempre di più. Quello che secondo me è anche il messaggio da dare, no? Noi siamo molto contenti dei nostri performance sulle linee core e siamo altresì molto contenti sulle linee satellite, che però alle volte secondo me vengono percepite come molto rischioso, un qualcosa di magari di astruso. Invece non c'è niente di astruso, niente di complicato, perché sposiamo un tema. E questa è la presentazione delle nostre 3 gemme. All'interno, voi sapete che noi abbiamo le 5 linee satellite, e queste sono, secondo me, quelle che sono le 3 gemme su cui puntare per i prossimi mesi. La linea commodity, come vedete, rappresentata dal color blu, la linea equity, rappresentata dal color rosso, e ovviamente la linea ESG rappresentata dal color verde. Ovviamente parliamo di rischiosità diverse. La linea ESG è una linea bilanciata che può andare al massimo al 50%, attualmente sta tra il 40-45%, e la commodity, ovviamente a esposizione commodity interna, mentre la linea equity è 100% azionario. Quindi questo secondo me è un discorso interessante da fare anche dal punto di vista commerciale. Ovviamente non insegno io, non vi insegno il vostro mestiere, non sono commerciale affatto. Allora, questo è solo un update della performance della linea ESG all'altro venerdì. La linea ESG ha prodotto l'1,50%
month to date, quindi una linea comunque con un rischio medio ha prodotto l'1,50. Ricordiamo che la linea ISG ha fatto benissimo in termini di efficienza e questo è un tema. Ricordiamo che ISG sarà lì, sarà sempre più. Quindi vi invito veramente a guardare bene questo contenuto, sustainable growth, clean energy, perché saranno lì e questi sono temi che sono destinati a restare sul pezzo e ci saranno per tanto tempo. Quindi non è una questione di moda. Questo è un tema su cui si parla da parecchio tempo e su cui, secondo me, bisognerà anche fare un discorso, diciamo, organico alla nostra cliente. Poi, per quanto riguarda la linea commodity al 19 febbraio ha messo a segno più 5%, quindi continua la cavalcata straordinaria della linea materie prime, e questo è sostanzialmente il flip side, cioè quello che ci siamo detti prima, il rovescio della medaglia di quello che ci siamo detti prima, cioè è un tema di stretta attualità, ma che secondo me resterà. Aspetta, perché vedo un messaggio in chat, ma non ho capito cosa mi ha scritto Lutz. No, no, sono stata io. Ottimo sul discorso ESG per un commento. Non volevo interromperti. Figurati. E quindi quello che voglio dire è, cioè, nel senso che ci siamo detti, qua c'è dentro agriculture, c'è base metals, c'è gold, c'è WTI, c'è fondo sull'acqua, ricordiamo che sono 8 ETF e 2 fondi, ed è un discorso da stare. Tieni presente anche che, essendo una linea a stragrande maggioranza di ETF, rovesciamo anche, se dovesse succedere quello che è magari un disastro che non succederà, ma però magari il cliente vuole uscire, siamo più veloci perché siamo in ETF, quindi possiamo chiudere tutto. Ha il vantaggio di essere Ecco. liquidabile maggiormente di una linea Daniele, in scusa, fondi, basta. Sì, ti Gianluigi. volevo interrompere un attimo. Allora, dato che queste linee hanno un taglio minimo da alzare 50.000, possiamo comunque prendere in considerazione, visto che pensiamo che questi siano temi che possono dare soddisfazione alla clientela, anche di far entrare clienti con importi inferiori, dato che riusciamo comunque a gestirle bene. Quindi eventualmente se avete richieste di clienti che vogliono investire in importi inferiori al taglio minimo che sarebbe 50.000, possono essere derogati caso per caso, insomma. Ok, scusami, ma non Un'altra cosa avevo molto capito. importante è che queste linee vanno benissimo o stand alone, quindi prese da sole, o in combination with, cioè in combinazione con. Allora ricordiamo, noi abbiamo le top value che sono una combinazione di, però noi ricordiamo possiamo fare anche tailor made, quindi combinazioni di tailor made di combinazione di linee. Quindi, per esempio, se il cliente vuole prendermi una moderate più una commodity, io la posso fare. O se il cliente vuole prendere una ISG e una growth, lo posso fare. E quello che volevo dirvi anche è importante, tra virgolette, questo CIVO, comunque fa capire che cioè, ad esempio, quando proponiamo al cliente una costruzione di linee, un portafoglio di linee, bisogna non fare overlapping di linee. Per esempio, non ha molto senso proporre una moderate o una balance, o una income, una moderate, o una balance, una growth, perché sono molto similari. Quello che ha senso è cercare di diversificare o all'interno dello spettro delle core, per esempio defensive e growth, o magari combinando una core con una satellite. Ovviamente non ha senso fare growth più equity, magari combiniamole meglio, per esempio moderate più growth, per esempio defensive più equity o ESG più growth o commodities più income. In questo caso io ho un'estrema diversificazione del rischio e ovviamente ho una resa migliore in termini di performance. Quindi da questo punto di vista, anche per farvi capire, questi prodotti si possono, anzi, sono o acquistabili, sottoscrivibili, scusate, in termini stand alone, quindi da soli, e va benissimo, oppure
in combinazione con, senza per forza essere nel contenitore, se volete, top value, che richiede un minimo amount di 500K. Quindi questo è il messaggio, non è che questo e dobbiamo, cioè siamo in una caserma, vi prendete, se volete questo dovete comprarlo all'interno del top value. Possiamo prenderlo stand alone, possiamo comprarlo, per esempio, cliente porta 200.000 euro, possiamo fare 150, 50, 125, 75. Noi siamo super flessibili. Secondo me il nostro valore aggiunto è proprio uno dei nostri valori aggiunti, la flessibilità anche di architettura delle linee di gestione. E questo è la equity più 6 a 35 all'altro a 19 febbraio, l'altro venerdì, e anche questo. Noi sapete che abbiamo un bel bias su Greater China, Emerging Market, ed ecco perché la sua performance di US, abbiamo anche un bel, abbiamo, siamo anche convinti del, diciamo, positivo su Small Mid Cap US, ed ecco perché è derivante la sua performance di l'overperformance della linea equity rispetto i mercati azionari, nettamente meglio, no? Non c'è paragone rispetto ai mercati azionari. Questo perché abbiamo dei bias e li teniamo. Io con questo ho voluto un po' cambiare, rivoluzionare un po' quello che è stato il filo di questi ultimi meeting, perché ovviamente dobbiamo stare sul pezzo, commodities, e poi perché secondo me diretta conseguenza di stare sul pezzo è anche una proposta che sia di stretta attualità. ESG, secondo me, non è di stretta attualità, stava sempre. Equity, secondo me, stante lo scenario, stava sempre. Commodities è di stretta attualità assolutamente, ma stante lo scenario, secondo me, è uno scenario positivo. Con questo io ho finito, quindi Q&A. Molto Ciao Luca. interessante. Ciao, ciao Dani. Grazie Luca. È molto Contento interessante, che ti sia piaciuto. molto motivante da un punto di vista commerciale. Sicuramente è vero che ogni tanto ci dimentichiamo di utilizzare queste linee. Ringrazio anche Gianluigi che ha puntualizzato il fatto di poter far accedere a queste linee anche eventualmente con liquidità diversa da quelli di 50.000 euro, quindi molto interessante. Personalmente ci ho già provato, ci continuerò a provare ancora di più adesso dopo questa tua chiacchierata. Era solo una riflessione. Ovviamente se ti serve, Luca, possiamo fare presentazioni personalizzate, fare call, cioè il discorso è che noi siamo un advisory desk di elevato standing, ci dovete utilizzare, anche per magari clienti tricky, che sono magari più picky, choosy, che vogliono cose particolari, e che magari un private banker in una grande istituzione non può avere, perché ovviamente si prende quella. Noi invece siamo piccoli ma efficienti, e quindi possiamo darvi supporto su tutto, perché in questo mondo qua bisognerà sempre più pensare in maniera non tradizionale per portare a casa i rendimenti. D'altronde, più di non tradizionale delle cryptocurrency, cosa c'è? Quindi invece di andare a scommettere su queste cose qua, cerchiamo di fare un discorso più organico e di trovare delle soluzioni per la nostra clientela. Rispetto a questo, se posso ancora aggiungere una cosa da condividere con i miei colleghi, che effettivamente un paio di settimane fa ho contattato Daniele perché c'era un cliente molto particolare da gestire. Ho chiesto a Daniele un consiglio, l'ho chiamato, lui prontamente mi ha risposto e insieme abbiamo elaborato quella che poteva essere una proposta per questo tipo di cliente. Quindi invito veramente a farlo perché questo advisory desk che c'è, visto che c'è ed è così evoluto, è giusto poterlo utilizzare. Grazie Luca, grazie Daniele.
Daniele, ti volevo, no, volevo solo dirti intanto grazie per avermi evidenziato la parte del tailor-made per quanto riguarda appunto il poter costruire le linee appositamente ed effettivamente non andare solo standalone su quello che è la composizione originale delle linee. Su questa parte qua. Sicuramente mi piacerebbe fare un discorso più appunto più approfondito magari perché di fatto è qualcosa che, di cui ho parlato e che mi è stato chiesto anche per il fatto di come possono essere costruite fondamentalmente le linee e ciò che hanno, ciò in cui investiamo e ciò che si può valutare al di fuori, appunto, essendoci tutte le altre possibilità, però c'è di fatto appunto che poi la combinazione non deve essere penalizzata, quindi sicuramente mi piacerebbe approfondirlo di più come discorso. Sì, quello che ti dicevo, no? Cioè, alla fine l'architettura di portafoglio deve avere un senso e quello che secondo me è interessante è cercare di capire che possiamo darvi tante cose, nel senso che quel servizio che vi diamo noi, sostanzialmente in realtà grandi, è dato a private banker con 50 milioni di portafoglio, anche di più. Noi lo diamo ovviamente per molto meno e quindi dovete usarci, cioè non dovete essere timidi o aver paura di disturbare o non so, ma se non sapete io non so tante cose, chi se ne frega, cioè non è che qua siamo a fare lezioni, qua dobbiamo crescere tutti, dobbiamo far soldi, far fare soldi ai nostri clienti e quindi c'è chi è più bravo in una cosa, chi è più bravo in un'altra, but don't be shy, ask again if you don't understand, no problem. Questo è il messaggio. Il messaggio è non andiamo sempre sui territori conosciuti, magari perché stiamo tranquilli. Ci sono delle cose molto interessanti che Framont, grazie anche a Gianluigi, a tutto il team, mette a disposizione e mettiamolo in place. Abbiamo già in place le cose. Bisogna utilizzarle perché secondo me, ad esempio, la linea SG che noi abbiamo, però in questo momento qua è sottoutilizzata e potrebbe fare e fa molto bene, ma l'agente esotico, gli SG cos'è? Niente, è una linea bilanciata che però investe in temi green, in temi social responsible, in sustainable growth, in clean energy, in clean environment. E quindi queste sono tutte cose che stavano là, cioè non è che andiamo a prendere e non so, Iran di sudafricano, cioè tutta roba molto tranquilla. Quindi questo è il messaggio, no? Anche commodities, ok, commodities, oddio, no? Però non è che siamo a kamikaze 100% sul WTI, è tutto equally weighted. Abbiamo il WTI che entra per il 10%, abbiamo l'oro che entra per il 10%, abbiamo l'agriculture che entra per il 10%, abbiamo smart energies che entra per il 10%, quindi tutto un discorso oil and gas, tutto un discorso on basic resources, tutto un discorso molto Ecco, strutturato e scusa, attento. volevo intervenire un secondo, Daniele. Anche per i clienti che magari hanno posizioni importanti su linee Cora, se volete magari sentire il team di gestione e chiedere magari dei consigli per magari diversificare una parte magari ci sono dei clienti che hanno tutto investito in una linea moderate oppure una linea grow. Ecco, magari si potrebbe anche un'ottica di servizio al cliente proporgli magari di diversificare una parte di quelle linee che capisco che è più semplice da dare al consulente, misuri il profilo di rischio, gli dai una linea o col 30% di azionario o il 50%, però dare un servizio in più, magari possiamo chiedere una piccola consulenza al team di gestione che propone magari un'articolazione diversa in linee diverse. Che sicuramente darà soddisfazioni maggiori in termini di minori correlazioni e maggiori rendimenti nel medio termine. Quindi proponete pure eventualmente degli switch e chiedete dell'opportunità di nuove allocazioni delle linee che adesso magari sono linee core.
aiuti a valorizzare tutto il tuo assetto. Non so se ci sono altre domande. Ma è possibile fare degli switch veloci tra più gestioni, tipo dalla persona Assolutamente sì. passare al moderate, dalla moderate? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bisogna Samuele. solo, chiaramente il cliente deve darci l'ordine scritto, chiaramente firmato digitalmente, ma basta che poi ti metti in contatto con i colleghi del back office, loro ti danno velocemente istruzioni e lo switch viene fatto in 2 o 3 giorni, giusto Daniele? In Sì, maniera no, noi il tempo senza di fare mandare le piano. vendite e di acquistare. Possiamo eventualmente dire anche per tot mesi vorrei stare nella linea moderate e poi voglio uscire Sì, automaticamente e certo, tornare. assolutamente sì, è una cosa che non è che uno fa un investimento da rimanere per forza, cambiano i mercati, cambiano le condizioni, visto che ci sono dei temi che noi pensiamo siano attuali e vantaggiosi, quindi magari cogliamoli. È un servizio anche in più, andare a raccontare al cliente, guarda, le cose sono cambiate, ci sono delle nuove opportunità, facciamo uno switch di una parte del patrimonio. Sempre senza stravolgere i profili di rischio, ma andando a cogliere le opportunità che sono create, insomma. Ok. Ovviamente, quello voglio solo jump in 2 secondi. Ovviamente siamo anche disponibili con presentazioni ad hoc personalizzate per spiegare cosa c'è derrière ogni linea, no? Nel senso che magari se siete un po' in difficoltà possiamo fare una presentazione, siamo disponibili a conference call e tutto per farvi capire o per fare capire al vostro cliente cosa c'è dietro, che non è un all-in. No? C'è sempre una costruzione di portafoglio solo applicata ad altri ambienti, cioè il metodo è sempre uguale, solo applicato all'equity space, applicato al commodity space e applicato agli ESG theme. Questo è uguale, non stravolge niente, non ci sono sovrapponderazioni, tutte queste cose qua sono, secondo me, chiamate top down call o come volete chiamarle, che secondo me è interessante ripeto, anche per proporre qualcosa che c'è già, che c'è da tanto tempo e che secondo me è peccato sottoutilizzarlo, secondo me. Grazie mille. Accanto alle linee core che restano, come sapete, abbiamo fatto benissimo, quindi non è che uno dice adesso ah, tutto, no, c'è la possibilità di diversificare, facciamolo. Ok, beh, direi che oggi sono stati parecchi spunti interessanti, sia dal punto di vista macro, sia dal punto di vista dei nostri prodotti. E se non ci sono altre domande, aspettiamo le vostre richieste a questo punto. Ok. Ok, grazie, grazie a tutti. Buon rientro, Ciao ragazzi. Gianluigi e Marzia. Ciao, ciao, ciao. Grazie, Grazie, ciao. buona giornata. Grazie mille ragazzi. Ciao, buongiorno. Buona giornata a tutti. Buona giornata, grazie. Ciao, ciao. Buona giornata a tutti.